Buonasera. Ma io anche 30 anni fa c'era tanta gente, quindi non so se devo preoccuparmi. Probabilmente sì, perché forse sarebbe stato un buon segno che dopo tanti anni non ci fosse bisogno di uscire di sera a parlare di certe cose, magari si potrebbe parlare, non so, di musica, di arte, di altre cose che forse fanno venire meno sensi di colpa, meno angosce. Mi dispiace tanto, ma evidentemente non so cosa sia successo, perché io le cose che dico qui questa sera le ho scritte 30 anni fa. 30 anni fa. Quindi o la gente non legge, o quello che io scrivo non gliene può interessare di meno, fino a quando c'è l'accoltellamento, perché allora improvvisamente poi tutti si preoccupano. Finita l'accoltellamento, sperando che sia solo una ferita che vada a finire in ospedale, torna a casa, poi passata la cerimonia, gabbatolo santo. Non so se questo vi preoccupa. Se vi preoccupa, bisogna capire alcune cose. Partiamo da un ragionamento semplicissimo. Stamattina un bambino e una bambina sono andati nella loro scuola elementare, che è identica a quello dei loro nonni. Identica. Ma forse anche del bisnonno, perché qualche tempo fa sono tornato a Padova e sono passato davanti alla mia scuola elementare, che era già all'epoca vecchia, è preciso, uguale. Ho chiesto se funzionava ancora, perché pensavo che fosse diventato un museo, e invece mi hanno detto che... Quindi siamo stupefacenti. Cioè, cambia il mondo e non abbiamo cambiato niente. Ma sai cosa vuol dire niente? Niente, perché più o meno il sussidiario sarà stato aggiornato. Stesso cortile, stesse aule. Poi sì, lo so, ci sarà stata la scuola costruita 10 anni fa, questo lo so, chiedo scusa se non sono aggiornato sul territorio. Io sto parlando un po' in generale, non sto parlando dei muri e dei cancelli, sto parlando di un concetto di scuola che non cambia, non è cambiato niente, eppure tutto è cambiato, palesemente tutto è cambiato. Lei, signor sindaco, si chiede come mai a 13 anni una ragazza, un ragazzo, poi dobbiamo chiamarli così, perché se uno fa nottata io lo chiamo ragazzo, perché se no sono bambini scappati di casa. Siccome non sono bambini scappati di casa, non stiamo parlando di telefono azzurro, di queste cose qua, stiamo parlando di un nuovo modo di pensare, tale per cui a 13 anni non c'è niente di così sconvolgente per molta gente, se una ragazza, a questo punto la chiamiamo ragazza, vestita di tutto punto, esce alle 11 di sera. E dove va? Ma non si sa. Meno male che il papà l'ha geolocalizzata. E questa è la nostra fortuna, è la novità. Cioè, non te ne frega niente dei figli, ma sai dove sono. Non ti interessa sapere, perché uno che geolocalizza i figli è evidente che non è interessato ai figli medesimi. Perché non mi venite a dire qua, nel 2023, che i figli si tirano su con un iPad. Per favore, facciamo un po' meno gli ipocriti. Se questa è la scelta che abbiamo fatto e che corrisponde al minore, alla minore fatica possibile, immaginabile, per educare i figli, se l'educazione è la cosa che deve essere più comoda, che non ti fa venire i sensi di colpa, neanche il mal di testa, non deve fare niente, cosa gli devi dare? 50 euro, 13 anni e speriamo che ti vada bene. A me sembra un po' poco, però siccome questa cosa qui
l'ho detta, l'ho scritta, non da ieri, non tiriamo fuori la pandemia, per favore. La pandemia è stata una roba orrenda, siamo fuori. Meno male. Non grazie a chissà cosa, ma grazie a chi ci ha aiutato ad andare fuori. Tanto per essere chiari su cosa penso della pandemia. E spero che lo pensiate anche voi, visto che tranne una signora siamo tutti senza mascherina. Bene, quindi no, certo, abbiamo fatto delle cose gregge? No. Abbiamo inventato delle cose di cui ci si dovrebbe un po' vergognare. La DAD è stata una cosa veramente pedofobica, cioè non d'amore nei confronti dei ragazzi e delle ragazze, perché è evidente che a 12, 13, 14 anni, ma anche a 6, 7, 8, hai diritto ad andare a giocare a pallone, hai diritto a sfogarti, hai diritto a fare queste cose qua. Bastava avere un po' di coraggio, non l'abbiamo voluto avere, abbiamo aperto le fabbriche, quelle non hanno fatto un giorno di chiusura, perché la cosa più importante è mantenere le fabbriche aperte, per l'amor di Dio, e poi sui bambini, sui ragazzi, e vabbè, cosa sarà mai? Saranno su, in soffitta, collegati, con Zoom. Tanto non hanno bisogno di nutrimento, no? Dico nutrimento. Non hanno bisogno di relazioni, niente. Quindi va bene così. Evidentemente, se l'abbiamo scelto, scusate, io sono una notevole minoranza, mi pregio di essere stato tra i primi a dire la DAD è una porcata pazzesca. L'ho detto in tempi non sospetti, non mi interessa chi sia il ministro, perché sono 30 anni che lo dico, ne ho passati di tutti, ditemi un colore, l'ho visto. Quindi non mi interessa, non faccio questo mestiere, non seguo queste dinamiche, non è nei miei interessi culturali. Quindi non mi interessa questo. Chi lo dice comunque sbaglia, perché ci voleva poco. Poi abbiamo cominciato a vedere i reparti nella psichiatria infantile pieni, con le code fuori. Ragazze che si tagliavano. Ma cosa deve fare una ragazzina pur di dire esisto? Ti devi tagliare? E ti tagli. Chissà che non ricevo in cambio un po' di attenzione. Ma cosa volete che sia? Una malattia genetica? E evidentemente non hai quell'ascolto. Non senti che il mondo gira anche un po' per te e con te. Perché non l'hai fatto? Non lo so perché. Non ho la più pallida idea. Abbiamo voluto testardamente e conciutamente voluto, che l'età evolutiva scivolasse sempre più in basso. Bene. Abbiamo voluto questo? Ci fa piacere questo? Sì. La risposta è sì. Perché dentro ci sono degli interessi evidenti. Perché se io a 11 anni comincio ad essere un autonomo consumatore, il mercato è contento. Perché se io a 11-12 anni vado su un motore di ricerca per comprarmi le scarpe da ginnastica, piuttosto che stare su un video, piuttosto che stare da qualche altra parte, faccio parte di quel mondo sempre più largo che fa piacere a chi vende la scarpa da tennis piuttosto che YouTube, piuttosto che, perché non sono opere di beneficenza, non sono Babbo Natale. Instagram è un'azienda, secondo me, secondo voi no? E se una ragazzina a 12 anni fa la storia, Instagram ci guadagna, no? No, non abbiamo fatto uno più uno. E secondo voi va benissimo che a 11, 12, 13 anni tu usi il tuo corpo con i filtri per essere bellissima, per essere perfetta, sexy. Mi spiace dire queste cose che vi danno nervi, ma io sono qua per darvi i nervi. Io sono venuto apposta fin qua. Domani torno a Roma e sono soddisfatto se stanotte dormite poco.
Perché scusate, se non chiamate un altro che vi dice il mondo è complicato, è cosa ci vuoi fare, buonanotte ai suonatori, allora chiamatene un altro che magari sta anche più vicino, giusto? Se chiamate me, mo' ve lo beccate, va bene? Anche perché sono un'età in cui non mi interessa assolutamente il consenso. Non siete d'accordo con me? Sapete quanto mi interessa? Zero. Perché non scrivo i libri per essere d'accordo con qualcuno, non sto qui a parlare, perché non ho bisogno di consenso. Grazie al cielo, sono libero. Meglio di così. Torniamo ai 12-13 anni di Valentina che si fa il suo bel selfie. È la sua bella storia. E la metti su Instagram, no? Giusto? Ovvio. Dopo tutti i filtri. Quindi sei perfettamente nei canoni del wow, perché così bisogna essere. Bene, poi cosa succede? Succede che magari stasera, tra mezz'oretta, un'oretta, perché adesso è troppo presto, si va al baretto. Nel frattempo il tuo video è stato virale, perché questa ragazza è bellissima, fantastica. Giusto? E vai, e magari incontri tre amici e qualcun altro che non è un tuo amico, non hai mai visto. E sapete cosa succede? Tesoro, ma tu non sei questa, vero? Questa è un'altra. No, perché te a vederti proprio... Non è che sei sta roba, un po' così, giusto? Questa, meravigliosa sta qua. Tu, no. E cosa fa questa ragazza? Dai, forza, dai, dai che ci arriviamo. Contenta, no? Un'esperienza imperdibile. La tua autostima va su come un missile. Certo, ovvio. Torni a casa felice. È quello che vogliamo, no? Sentire che sei fuori, che non vali niente, che non c'è niente da fare, perché esisti solo se ci sono i filtri, perché tu al naturale conti nulla. E questo chi l'ha voluto? Noi, non un'azienda della Silicon Valley, troppo facile, noi. Perché ci guadagniamo noi, perché le usiamo o no? Sto parlando di un social che ha spopolato durante il Festival di Sanremo. Ma non ve ne siete accorti? Quando c'era qualcuno che dice wow, il mio profilo c'ha 1,5 milioni, l'ho appena aperto, c'ha 1,5 milioni. Ecco, l'infantilizzazione degli adulti. Persone che hanno 50 anni e che vogliono averne 14. Sono dei mostri. Guardate che non c'era mai stata una roba del genere. Che un adulto facesse a gara a essere più giovane di sua figlia adolescente non si era mai sentito. E sì che eravamo andati, insomma, benino nella storia, non malissimo. Ma una cosa di questo genere... Eppure, venite nel mio studio con me, arrivano le mamme con le ragazzine, papà, perché tu pari opportunità, che fai fatica a capire chi è il papà che è la mamma. Devi fare delle domande, perché sono uguali, clonate. Jeans tagliato, tesoro, andiamo. We never surrendered, non ci arrenderemo mai. 45 anni di gloria, non ancora. Teenager, fantastico, bravi, perfetto. Pensa che bello essere figli di una generazione totalmente inconsistente. Pensa che meraviglia. E poi uno dice cosa succede dei figli. Perché? Perché cosa succede ai genitori? Perché se una ragazzina a 13 anni, 14 anni, ma anch'io volevo scappare di casa. Io l'ho chiesto sempre a mia mamma, potevo andare da Carlo. Carlo era l'unico che aveva casa libera. Non so per quale ragione, secondo me i genitori non andavano d'accordo.
E quindi ognuno, il sabato era sempre libera, io potevo andare, cioè volevo andare, io chiedevo a mia mamma, dico vado a studiare da fare. Di notte, vado a studiare di notte da Carlo, e mia mamma, io me lo ricordo benissimo, c'era un filo di voce che usava nei momenti tremendi, e mi diceva, toglitelo dalla testa, basta, andava via, non è che insisteva, perché voi non ci crederete, ma mia mamma era sana di mente, mia mamma, non so le attuali, francamente non lo so, ho qualche dubbio, perché se uno torna due giorni dopo, dobbiamo avvisare i carabinieri, non siamo più responsabili. Non lo sai, non lo prevedi, perché non capisci di una età ormonale esplosa precocemente, non si capisce. Ve lo devo spiegare io, devo venire fino a qua a spiegare che avere la minigonna, le calze a reti a 13 anni è un sintomo di esplosione ormonale. Bisogna mettere le briglie. Oh, avete bisogno di cosa? Di un tutor? Mi faccio un tutor, facciamo un bel tutor, così faccio anche un sacco di soldi, dire minigonna, attenzione, warning, calze a rete a 12 anni non va benissimo, rossetto, ciglia finte a 13 non va benissimo, ve lo devo dire perché voi non lo sapete, sapete tutto dei vostri affari, lavorate, fate i soldi, avete anche la bella macchina, ma non sapete un accidente di vostro figlio e di vostra figlia. Porca miseria, mamma mia, e cosa dobbiamo fare? È perché l'insegnante lo sa, ma cosa volete che sappia l'insegnante? Ma cosa dovrebbe fare un insegnante con 6 ore alla settimana? O cambiamo la scuola e allora diamo più responsabilità a chi vi insegna e magari aumentiamo anche il salario, oppure ci arrendiamo. Ma guardate, ci siamo ormai, si potrebbe fare tutto online, io no, li promuoviamo tutti al 99%, siamo arrivati a una percentuale pornografica di cui nessuno si occupa, che i nostri ragazzi, le nostre ragazze siano al 99%, una volta erano 96%, adesso siamo arrivati al 99%, io spero che si possa arrivare al 100%. Tutti promossi. Anche chi non c'è stato. Anche chi è andato al mare. Certo, ma bisogna capirlo. La nonna non sta bene, e quindi lui va al mare, no? Non è che da scuola bisogna essere presenti. Giusto? Va bene qualsiasi cosa. Poi abbiamo pensato di ogni, il registro elettronico. Io vorrei sapere chi, perché ci sarà stato proprio l'incipit di questa cosa demenziale. Ci dovrebbe essere uno che dice, guarda, sono stato io, ho sbagliato. Sarebbe onesto. No, e uno dice, guarda, nell'impeto sono innamorato della tecnologia, ho pensato che... Pensa a te, tu hai 16 anni, 15 anni, e cosa vuoi fare? Hai ragione a provare a non studiare quella roba lì di italiano. Ci provi, è naturale, è ovvio, provare i propri limiti. Ci dovrebbe essere qualcuno che ti dice no, non hai studiato niente, si vede, quindi secondo me 4, 3, 2, 1, senza pietà, anox, secondo me è così, secondo voi no, ma a Bolzano ha proposto di non andare mai sotto il 4, perché? Io ci ho provato, ci sono riuscito.
sono riuscito, mio padre mi ha fatto anche complimenti. È raro arrivare uno, forte, sì, bravo proprio. Anch'io ci ho pensato di essere bravo. No, no. Con il registro elettronico lo sai live, cioè in diretta la mamma, papà, e la zia, la nonna, perché sei tutti connessi, capisci? Sei tutti connessi. Sapere che Valentina, ah però. Quindi abbiamo tolto, ideona, la possibilità di trasgredire. Non puoi trasgredire. O meglio, non puoi trasgredire a scuola. Perché alle 2 di notte, tesoro, la mamma è impegnata, papà è con gli amici, chissà dove, in un'altra discoteca che non è quella della figlia. Quindi quella sì. Invece quella della scuola, che sarebbe l'unica trasgressione interessante, viene impedita. Sei controllato, sei come l'idea della scuola come il Grande Fratello. Ci piace talmente tanto Grande Fratello, no? Perché sono, quanti sono? 12 anni, 15 anni che va avanti il Grande Fratello, no? Che ognuno si occupa per serate di quella là che si è fatta lavare la schiena da chi? Ma chi è stato? Secondo me è stato quell'altro, ma no, non hai visto bene, no, la mano è... perché queste sono le cose su cui gli italiani dobbiamo occuparci, no? Cosa volete che ci occupiamo? Di questo e di quell'altro che forse piace sia uno che un altro, che miseria, non va bene, questa è la cosa, è 15 anni che stiamo facendo sta roba qua con quei fari, con le cose, con le telecamere, e questo ci è talmente tanto piaciuto che l'abbiamo voluto replicare nella nostra vita. Abbiamo messo una sorta di telecamera nella vita dei ragazzi, di modo che non sia più loro vita. Ma a scuola sono fatti tuoi. Se vai bene o se vai male, cosa c'entrate voi genitori? Rilassatevi. Ma è possibile che non ne fate una giusta? Io non lo so. Si comincia subito, da piccoli. Gli fai lo zainetto. Come gli fai lo zainetto? Gli fai lo zainetto perché non sono capaci? No. Perché l'idea è crescere con l'idea che chi ti ha messo al mondo ti considera un perfetto idiota. Questa è la comunicazione, perché non sai fare niente. E se non ci fossimo noi che mettono tutte le cose giuste nello zainetto, compresa la merendina, tu moriresti di fame, perché sei una cretina totale, senza cervello, mentre tua madre per fortuna ne ha uno anche per te. Ma io dico, ma secondo voi, non so, la mamma mi viene a dire di Mick Jagger, ha fatto lo zainetto Mick Jagger? No, occupiamoci di una cosa da Grande Fratello. Secondo voi sì? Non sarebbe venuto fuori Mick Jagger, scusate. C'è un problema. Non sarebbe venuto fuori, perché da quella piccola trasgressione, da quel tentativo di diventare grande, da quel tentativo di sentire musica diversa dai tuoi genitori, da quel tentativo di fare qualche cosa di strepitoso, è lì che nasce il talento. Ma se noi lo serviamo come dei camerieri, gli giriamo anche lo zucchero dentro il caffè, ma la volete smettere di rovinarli? Non siete competenti di queste cose, non è vostro compito. E invece pensate che questo sia il compito e non sia il compito quello di occuparsi di una cosa un pochino più complicata. Sono felici. Sono felici questi ragazzi, queste ragazze. Non vi interessa saperlo? No. Perché quando vado in treno, ci vado tutte le settimane, faccio centinaia di chilometri, io sento le telefonate. Sono bellissime, ne faccio una a caso, dipende dall'ora. Se per esempio sono le 3 del pomeriggio, la domanda è: cosa hai mangiato? Ah, davvero? Se vai verso le 7 di sera, cosa c'è in frigo?
ma che sono cose esistenziali, profonde, no? Bisogna occuparsi del grasso, del prosciutto, è la cosa più importante, il resto sono cretinate, sta bene, sta male, sta a guardare queste robe qua, e Serena, dai, che parole, non lo so, l'importante è che abbia mangiato giusto, perché non ci sono, quindi mi sentirei in colpa se mia figlia o mio figlio non mangiassero, è l'unica cosa che in realtà mi interessa, non se stanno 8 ore in una chat che non va bene, questo non mi interessa, non se soffrono di quel discorso di prima, di un corpo che non funziona, di un corpo che pensi che non funziona, ci interessa talmente poco che dentro le scuole non abbiamo mai messo questa roba qua, cioè un luogo dove il corpo si sviluppa e ha una sua ragione, perché non mettiamo il teatro come materia di studio? Ma non per studiare la storia del teatro, per dare un senso, perché magari non sei la più bella del creato, ma c'hai una voce particolare, c'hai un modo di essere accattivante, tiri fuori un carattere che normalmente non viene fuori, sono tutte cose di cui nessuno ci si deve interessare. E allora se non questo, cosa? Se non questo, che cosa? È così complicato mettere una mensa in tutte le scuole di ogni età. È così complicato. Non ce la facciamo. Siamo la 7ª potenza del mondo, ma non possiamo fare 4 spaghetti al pomodoro. Non ce la facciamo. Non riusciamo a progettarla. Non facciamo niente. È una cosa inimmaginabile, io le ho viste tanti anni fa e da lì che ho imparato, quando sono andato a vedere le scuole, non qui in Danimarca, in Svezia, dove facevano cose intelligenti che noi neanche ci abbiamo pensato, anzi pensavamo di essere noi quelli intelligenti. Perché? Perché un bambino non può imparare a bollire le patate? E perché non dovrebbe imparare? È così complicato bollire le patate? Così complicato. È importante, è importantissimo, fondamentale. Gli insegna a essere autonomo. Gli insegna a poter fare delle cose per te stesso. Vuol dire creare autostima. Tutte cose fondamentali, strategiche, di cui non ci interessa niente. No, perché non devono toccare i fornelli. Una volta una donna mi ha detto, ma lei fa tanto lo spiritoso. Ma mi dica una cosa, lei c'ha una figlia. No, perché sono anche aggressive. No, perché volevo sapere, ma lei a che età gli era data la moca? E ha detto, signora, come fa a sapere? Questo è un problema grande che ho. Mi sono posto per tanti anni questo problema. Effettivamente, secondo me, bisogna andarlo intorno alla 40ª. Perché vuoi dargli la moca? E se poi esplode? Certo, no. Sai quanti sono morti con la moca? Una roba, una guerra. Tutto colpo della moca. Quindi non ti puoi fidare dei ragazzi. Guai a fidarsi. E poi ti fidi. Non metti non gli fai fare la colazione, però gli fai la nottata. Interessante sta roba. Spritz quanto volete, vero? Moca no. E guarda che è imbarazzante, è molto imbarazzante. No, perché uno potrebbe anche invertire un rivoluzionario, se io fossi io non sono un rivoluzionario ma sono eretico, è una cosa diversa. Io direi facciamo la moca e evitiamo lo spritz. Non ce l'ho con quelli dello spritz, per carità, se c'è qualche barista, non ce l'ho. Però sfogatevi con quelli che hanno una mezza età. Lasciate stare i bambini. Perché come lei sa, caro sindaco, a 14 anni qui si beve. E non si dovrebbe bere. Non si potrebbe, per legge, bere. Ma non qui, ovunque. E questo cosa risponde
una necessità dell'età evolutiva o una necessità nostra? Nostra. Se no, scusate se lo dico qua in terra che siamo attaccati al prosecco, non ce l'ho col prosecco, che Dio li mantenga a secoli di vita il prosecco, però posso avere qualche dubbio che uno a 14 anni torna col motorino alle 3:30 di notte e ne hai bevuti un bel po'? Cosa facciamo, le fiaccolate? Facciamo le fiaccolate, perché facciamo sempre le fiaccolate. Io sono venuto qua tanti, tanti anni fa, qui vicino, Conegliano, tanti anni fa, perché un ragazzo era morto alle 3 di notte, dentro un fosso, ubriaco. Sono venuto a parlare, non con gli adulti, perché da allora pensavo che forse bisognava parlare con i ragazzi, ho parlato con i ragazzi, ho cercato di spiegare ai ragazzi. Non anestetizzatevi, l'alcol è anestesia. Siete belli, siete intelligenti, avete talento, tirate fuori il talento in qualche altro modo. Non c'è solo quella possibilità di riempirsi il corpo di alcol o di droga. Vado in una grande città, il sindaco mi dice, come se fosse la cosa più normale, la città è piena di crack. Ah, però, crack, proprio crack. È da un anno che è arrivato, è da un anno che è esploso il mercato. Il crack è la cosa più vicina alla lobotomia. Vogliamo questo? Permettiamo questo? Evidentemente sì. Formalmente no, certo, ma formalmente noi facciamo i gran signori e le grandi signore, poi di fatto le piazze sono mercati. Mi dispiace dirlo, ma è così. Siccome io ci sono nato in questa cosa, nel senso che la mia professione nata con l'eroina, perché il mio primo maestro mi mandò a vedere che cosa stava succedendo, era a Verona ed erano i primi anni 70 ed era arrivata l'eroina, all'inizio era pure gratuita, furbi, ovvio, cominci a fare i clienti e poi li ricatti. Sono morte migliaia, devo andare avanti ancora, di ragazze e di ragazze, da quegli anni in avanti, in un sottoscala, in un parco, ovunque. Si pensava che fossero le grandi città, poi abbiamo capito che erano anche i piccoli paesi, anche su in montagna. Non ci siamo riparati, non abbiamo voluto capire, adesso è peggio. E non ce ne preoccupiamo solo perché non ci sono così tanti morti come allora. E sapete anche perché non ce ne occupiamo così tanto come ce ne preoccupavamo allora? Perché allora succedevano anche delle cose che a noi adulti non piacevano molto. Per esempio che ti spaccavano la macchina per fregarti la radio. E questo a noi non piaceva, diciamoci la verità. E allora come i tossici cominciavano a essere improvvisamente delle cose che non andavano bene. Adesso, siccome non c'è nessuno che ti spacca la radio perché nessuno gli frega niente della tua radio, no? Anche perché non hanno bisogno di prendere una radio e rivenderla per farsi una dose. Hanno i soldi di chi? Nostri. Noi siamo i pusher. Noi li diamo. Scusate, ma la birra costa, lo spritz costa, la droga costa o no? O è tutto gratis qua nel nord-est? Non credo, sono nordestino come voi da tante generazioni, quindi so che non è gratis. E allora chi gli dà i soldi? Perché un papà gli deve dare i soldi? Se sai che va a finire lì, puoi fare lo sciopero. O no? Uno dice no, dammi 50. No, perché? Non te li do.
Perché mi stanno antipatici quelli che vanno come te a ubriacarsi. E quindi non collaboro. Possiamo non essere collaborazionisti del male? Possiamo rifiutarci di tenere la scala al peggio? O no? O pensiamo di andare in paradiso perché dici 1 miliardo di sì? Si buona. Bimbetti, a 8 anni già comandano. E voi? Mi dai il telefonino perché sennò ti spacca un vetro. Poi possono giocare al PlayStation fino alle 2 di notte perché sennò si innervosisce. No? E cominci a pensare che la vita sia tutto un diritto e nessun dovere. Ovvio. Chi gli ha detto? Noi. Se basta frignare e ti danno qualcosa, subito. C'hai dei cavalier serventi che ti danno subito qualcosa. Ma se mi viene l'angoscia? No? Una mamma, mi ricordo, mi ha detto, cosa devo fare se mia figlia non fa niente? Io ho detto, guarda, secondo me c'è una roba che puoi fare, è l'ultima possibilità. Cioè, non fare niente. Lei non fa niente? Non fa niente neanche te. Andate avanti fino alla morte. Cioè, tipo, lei pretende la cena e tu non gliela fai. Anzi, stai a stecchino anche te. Ti fa anche bene. No, rimanete, resistete, forza. Fino a quando? Fino a quando a un certo punto uno dice facciamo qualcosa, un armistizio. No, uno dice vabbè, se proprio è così, sei pazza, però metto su 4 piatti e do una mano. Oh là, vedi come sei intelligente. E allora spaghetti, se no niente. Difficile, difficile fare sta roba qua. Quello che sto dicendo è una cosa impossibile, lo sto dicendo, perché nella realtà è impossibile. Siamo ricattati. Noi apparteniamo, noi boomers, apparteniamo ad una generazione che ha criticato i propri genitori per diventare schiavi dei propri figli. Complimenti. Proprio il peggio che potevamo fare. Cioè, no, l'avevamo pensata da giovani che, no, che bisognava contestare il mondo perché noi eravamo quei intelligenti e gli altri erano tutti stupidi. No, abbiamo fatto così o no? O mi sono perso delle puntate? Abbiamo fatto così per poi arrivare inginocchiati di fronte alla straordinaria maestà di un boccetta alto 1,08 m e lui il divino. A lui dovete pregare. E lui dirà e vi assolverà, forse. O no? È così. Quando sono andato a Gardera d'inverno, che parlavo con i ragazzi che lavoravano là, facevamo corsi di... E ce n'era uno che era bravo, e detto, perché lei non viene d'estate? Dico, guarda, non ci penso, ma neanche se mi dai non so cosa. No, perché dovrei venire? No, perché imparerebbe tante cose vedendo qua. No, dimmele te, così facciamo prima. Fammi un riassunto di cosa succede qua a Gardela. No, perché per esempio, lo vede quello scivolo lassù? Dico, alto, a 20 metri. Bene, sai cosa succede? No. Ci sono dei signori, con i capelli magari anche pepe sale, avanti un po' con l'età, ma c'è anche gente di rispetto, magari anche un magistrato. E cosa succede al magistrato? Che si butta, davvero. Sì, si buttano allo scivolo. Ma perché fanno così? È lui che ha decretato. Papà, buttati. E un papà cosa deve fare? Per quanto importante e rispettato esso sia nella città, si butta dentisti, professionisti, partite IVA, tutti. Ti buttano, si sacrificano. Come, hai capito, come gli eroi del Risorgimento.
E meno male qualcuno dirà, certo, dobbiamo insegnare che siamo dei servi. E infatti loro cresceranno nel nulla. Fino a fare cosa? A sperare che il nonno muoia, prestino, e che lasci l'appartamento. È così che si vive, no? E cosa ci metti dentro l'appartamento? Niente, perché non ho passione. Non so cosa sia la passione. Vivo in una mediocrità emotiva. Ad una certa non mi interessa neanche il sesso, perché siccome ho cominciato a 12 anni, a 25 sono stanco. E ho capito che è anche un po' ripetitivo. Quindi io lo faccio molto strano, ma lì ci sono dei siti che mi danno una mano, oppure naturalmente non che la faccio più. Bellissimo, questa è un'idea meravigliosa, che a 25 anni ti annoi di tutto. Ecco, l'erotismo in senso generale è una forza, ha spostato le montagne, ha cambiato il mondo, ci ha fatto andare dall'altra parte del pianeta, o no? Perché? Perché erotismo non vuol dire attrazione sessuale, punto, ma vuol dire tante cose, vuol dire avere fame di emozioni, di idee, di novità, è l'humus di un'esistenza. Senza questo non so cosa, arrivare alla mia età da vecchi sarebbe una tortura. Io parlavo l'altro giorno, come dicevo prima, con un grande musicista che è Paolo Freso, che è più giovane di me, ma non è un ragazzino. Parlavamo di una cosa che dobbiamo fare quest'estate, un uomo meraviglioso, straordinario, che è nato con le pecore in mezzo alla Sardegna, è diventato uno dei più grandi trombettisti del pianeta, ovunque, eh? Quindi chapeau, no? Dico, ma senti, sei in macchina? Perché sentivo... Dico, sì, ma dove sei stato ieri sera? Perché è divertente questo. Ho fatto un concerto là. Ah, bene, e stai andando da un'altra parte che sono 500 chilometri. Dico, ma c'hai in età, anche tu lo sai, sì. Allora gli fa, dai, io siamo due persone a cui piace stancarci. È vero? A gusto stancarmi, io sono stanco adesso, eh. Ho fatto 600 e passa chilometri ieri, una conferenza oggi, questa è la terza, domani mattina alle 6 sono in un treno e poi una trasmissione televisiva impegnativa, ma non mi lamento, anzi sono privilegiato. Sono gli altri che mi dicono ma dove vai? Sta calmo. Ti viene un coccolone, verrà sto coccolone, cosa che ti dica io? Non so, cosa devo fare? Sto sul divano aspettando il coccolone. Non so, non torna, no, io non sono così, non mi piace, la vita piace inventarmela, dobbiamo insegnare ai ragazzi quanto è bello. E invece cosa gli diamo? Il contrario di tutto questo, abbiamo riempito il loro mondo di influencer. Mamma mia! Fanno venire i brividi, cioè uno stamattina o una, scusate signore, ma ormai siamo pari opportunità in tutto, si alza stamattina per dire che di che colore di braghe mi devo mettere. Ma come si permette? Ma io dico rosa, vabbè, è un fastidio, lo so, mi sembra fuori così, no, ma non lo so. Andremo sul verde? Ma vi interessa qualcosa? Scusa, ma non so, non ci avete niente da fare. C'è una che ha milioni di followers che ogni 4 ore deve fare una storia. Che è un incubo per tutti gli altri, devi essere perfetta, non puoi avere niente. Cioè, non puoi avere, non so, un rigurgito. Perché sennò si vede. Non bisogna anche mangiare poco, perché sennò ti viene il rigurgito. Se si vede, non puoi fare la storia. Pensa te, che vita! C'hai milioni di follower, ma sarebbe meglio sola. È naturale. Rilassati, tesoro. O no? Tanto,
cara signora, puntini, 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 il tempo passa anche per te. E influencer non è proprio una professione che durerà per decenni. Mi dispiace. Io ho conosciuto donne meravigliose, Claudia Cardinale, un paio di anni fa, piena di rughe, sembrava la terra arsa della Sicilia. Meravigliosa, non gliene frega niente. Mi ricordo, c'era ancora Maurizio Costanzo, e diceva, ma lei quando era giovane, e lei lo ha affermato, gli ha detto, ma lei si ricorda come ero io a 20 anni? E io gli ho detto, signora, posso dire? Mi sì. Mi me lo ricordo. Non faccio peccato, no? Eri meravigliosa. Eri vestitissima, eri sexy come una roba incredibile, gatto pardo, oh! Qua è influencer, ma qua è roba che ti devi mettere chissà in che modo per far cosa, ma sì, naturale. Non è moda, noi stiamo dando moda, la cosa più bella è lo stile, lo nostro stile, il nostro modo di essere, la nostra libertà di espressione, il modo di pensare, di dire le cose, sempre con rispetto, ma sempre con una tua idea, è una tua visione. Perché se non c'hai quella è un grande problema. Avere delle belle gambe può anche essere un momento d'aiuto, ma anche quello più o meno, no? Io sono stato contentissimo, io sono stato la generazione minigonna, meravigliosa. Io mi ricordo, si chiamava Susanna, aveva un par di calze giallo zucchero, vedete come rimane, tu dici sei maniaco, no, è che avevo dei flash. Quella cosa lì mi ha ricordato la libertà, perché per la prima volta in un liceo, a Padova, dove non si poteva fare mai niente, eccetera, eccetera, arriva, sta qua con sta minigonna e calze gialle, ho detto, ah, abbiamo vinto, evviva le emozioni, ci ha fatto un regalone sta Susanna. E dopo, non è che guardava noi, perché guardava in alto, però andava bene lo stesso, bellissimo. E adesso cosa abbiamo inventato? Non so, no, perché i Maneskin cosa hanno inventato? Ma qualcuno si ricorda forse dei Sex Pistols? Allora siete ignoranti. I Sex Pistols, anche la regina ha avuto dei sobbalzi, perché erano tanto avanti, Sex Pistols, anche nei testi. Non è che non si capiva niente come tanti, era roba. Ecco, allora vedi che manca la voglia di stupire. Manca quella roba lì, che è una necessità che viene covata negli anni. Pensate quanto è difficile. John Lennon, genitori che non sapevano, la madre un po' presente, la zia molto presente, il padre assolutamente assente, complicato, periferia della periferia, inglese dove a stento arriva un litro di latte, roba, tua zia che ti spacca anche la chitarra, mamma mia, uno dice è finita, no, inizia, ha quella voglia di fare, quella cucciutaggine di essere qualcuno, ma qualcuno non perché c'hai subito la gente, ma perché sei te stesso, be you, era una cosa che si scriveva una volta nel t-shirt di alcune università americane, essere te stesso, complicato? No, rivoluzionario. Essere se stessi vuol dire che io non so come la pensate voi, ma io dico quello che devo dire. Non so come reagite voi. Può darsi che non siate d'accordo in nulla di quello che ho detto. Me ne farò una ragione. So di dover andare avanti, so. Perché voi siete qui. Perché ci sono milioni di persone che mi seguono
E cosa devo fare? 21 milioni un mio video, cosa devo fare? Una volta mi hanno detto, a me non mi ha fatto nessuna... No, ho detto, va bene, 21 vuol dire che ogni tre italiani c'è uno che me la guardava. Vabbè, speravo di avere i calzoni giusti, cosa che ti dica io? Non lo so, non mi ricordo che cravatta avevo o che non ce l'avevo, la camicia, non lo so, ma penso che sia importante quello che ho detto. Evidentemente se c'è della gente non è che sono 21 milioni di disperati, sono 21 milioni di persone che cercano qualcosa. E perché dovrei criticare qualcuno che cerca qualcosa? Anch'io lo sto cercando, lo ricerco in voi, lo ricerco nella vostra attenzione. Nella fatica che stiamo facendo ad accettare delle cose che non sono gradevoli, però siamo qua e lo facciamo, anche in maniera gioiosa, anche ridendoci un po', o no? E quello è il bello. Io penso che sia. Ritorniamo dai sogni. Vecchia canzone, vabbè, qua c'è qualche vecchio rocchettaro o no? Sì, mi pare che un paio che ne sia. Li ho già visti. Dream Baby Dream, canzone dei Suicide, che non si sono ammazzati, erano dei ragazzi simpatici di New York, che è diventata celeberrima per con Bruce Springsteen, 1970 qualcosa, bellissimo, una canzone che ispirava. Sogna ragazza, sogna, ma bellissimo, cosa deve dire? Un ragazzo e una ragazza, un uomo e una donna e un uomo, mettete come volete. Cosa deve dire? Sogna, tesoro, sogna a me più bello, sogna a me più da qualche parte, sogna, sogniamoci da qualche altra parte, sogniamoci, non stiamo qua. È troppo poco quello che abbiamo, dobbiamo avere qualche aspirazione. Dobbiamo avere un sentimento che ci fa crescere. È bellissimo. Noi, adulti, più che l'amore, cosa possiamo dare? È così semplice. Più che l'amore, cosa possiamo dare? Perché vogliamo materializzare l'amore? Perché lo vogliamo far diventare una banconota? O un motorino, o un permesso sbagliato. Perché? Io più che l'amore non ti posso dare, quindi non ti do altro. È una frase coraggiosa, no? Molto coraggiosa. È anche bella, è anche dignitosa. Ci dà anche un ruolo di essere gli amanti delle giovani generazioni. Amarli fino in fondo e quindi non aiutarli. Perché se io ti amo e io penso che tu abbia talento, lo tirerai fuori. Quando? A 20 anni? Forse, a 25, non lo so, forse a 32, forse anche a 40. Perché? Io ho cominciato con molta difficoltà. La mia prima conferenza c'erano 5-6 persone, di cui una mia mamma, che si era portata anche sua sorella, quindi due le conoscevo. E tre erano amiche di mia mamma, che io non conoscevo, ma insomma eravamo in famiglia. E alla fine mi ricordo mia mamma diceva a mia zia in dialetto, ti capisco le cose che ha parlato. Perché proprio non si capiva niente, perché ero talmente indefinito, talmente inesperto, talmente ignorante, talmente chiuso, talmente che dovevo fare tutto quel cammino lì. Allora questo dobbiamo chiedere ai ragazzi. Non date dei permessi, non siete dei vigili che vi fanno entrare e uscire da un parcheggio. Siamo persone, confrontiamoci. Io voglio che i ragazzi imparino qualcosa di nuovo e di strepitoso. Però dobbiamo dire anche noi, perché se noi siamo i primi a dire che il mondo va male, che siamo tutti senza una speranza, Madonna Santa, ma cosa devono respirare queste cose? Respirano depressione, respirano... Ma allora,
La canzone giusta è Dream, comunque vi chiamate Dream. Ve lo dico a voi, non lo dico più ai ragazzi, perché noi dobbiamo ricominciare a sognare. Perché se noi non ricominciamo a sognare, loro non impareranno mai dai nostri sogni. Non per condividere i nostri sogni, saranno sempre un'altra carta, saranno sempre un altro libro, saranno sempre da un'altra parte, non importa. Mia mamma non adorava i Beatles, e io sì. Ma non mi sarei mai aspettato che mia mamma cominciasse con Yesterday. Mi avrebbe anche dato un po' fastidio, perché era una roba mia, non sua. Lei sapeva Mina. E non so che altro. Henry Belafonte, che piaceva tanto, perché era sexy, diciamoci la verità. Henry Belafonte non se lo ricorda nessuno, ma era una gran voce, un creolo pazzesco, era bello, e la mamma aveva una debolezza. Ognuno avrà i suoi. Papà infatti ha mai sentito Henry Belafonte in vita sua, perché gli dava un po' tosse e dava fastidio sto Henry Belafonte. È bellissimo, ognuno si confronta con gli idoli che ha, con le cose che ha, con le utopie che ha. Mamma mia ragazzi, c'è qualche ragazzo, qualcuno ce ne sarà qui. Prendetevi la luna. Prendetevi la luna, non accontentatevi di sta robaccia qua. Non è così tanto, non è così bello. Cosa c'è di così bello non essere liberi? Cosa c'è di così terrificante all'idea di dover dipendere da una roba di plastica? Io non so, ma se adesso andasse via il campo, ma sarete disperati. Disperati. Oddio, oh Madonna. E mi manda un WhatsApp e lo viene fuori la doppia cosa. Sarà morto. È sicuro, perché se non avete la doppia spunta blu siete morti. Attenzione, morti. Quindi perché tutti sull'attenti, tutti presenti. Ma se uno vuole scappare, se uno vuole scappare da questo mondo qua, come fa? Ti rincorrono, perché anche in Antartide c'è campo. È impossibile, dove vai? In mezzo alla foresta, satellitare becca anche quello, ti becca pure il pitone, ma l'ultimo messaggio lo puoi mandare, prima di essere stritolato ti fai anche un selfie con la testa del pitone e dire va la mamma e magari mangiare. ma una roba, ma ridiamo questa roba, perché sennò le prendiamo sul serio. Non è la nostra religione questa, è un modo comodo di vivere, banale, ovvio, scontato. Volete l'intelligenza artificiale? E beccatevi l'intelligenza artificiale, vi do un'idea mia, non è così intelligente, non è affatto intelligente l'intelligenza artificiale, è un po' stupida, ripetitiva. Gioca sul fatto che hai detto delle cose, che hai pensato delle cose, che hai fatto delle scelte. Sanno anche quante mutande hai comprato l'altro giorno da Intimissimo. Perché? Perché c'è lo scontrino di cassa e viene a sapere anche a Silicon Valley. Gli interessa? Sì, perché vogliono che tu compri delle altre mutande da Intimissimo. Non vogliono che tu cambi bottega, sono dei conservatori. E si fa tutto su questo. L'altro giorno vado a fare un è interessante questo. Vado a fare un convegno di un industriale molto importante. C'era della gente, io arrivo che non chiedo mai dove sono, perché è una tecnica non sapere mai dove sei. E così vedo che c'era questo pomeriggio, parlavano due o tre persone e vedo una signora simpatica, che sia, vedevo che tutti la salutavano con certo rispetto, una signora elegante con dei capelli rosa shocking, fantastico. E mi siedo perché stava per parlare e c'era il grande capo vicino a me, e mi fa: ma capito chi è? Dico: no, chi è? Ma lei non sa chi è sta signora qua? Ah mamma, è la numero 4. La numero 4 di cosa? Di Meta. Meta nel senso che Meta Group,
cioè il numero uno Zuckerberg è il numero quattro? Ah però, fantastico, a saperlo, meraviglioso, sono felice, così parla del metaverso, giusto? Certo, oh finalmente, perché siccome non ci ho capito niente, se adesso sta signora numero 4 mi spiega bene, io sto lì, giuro, attento, e capirò il metaverso, sicuro, perché non sarà così difficile, no? Ci riuscirò. E questa parla per un'ora, continua a non capire niente del metaverso. E allora, dopo parlo io, dico l'altra cosa, poi dico al capo, dico, scusi, sa, ma la signora qua del metaverso va via? Dice, no, no, siamo tutti qua in albergo, quindi cena qua. Potrei cenare con la signora? Posso? No, niente di personale, ma così che magari durante la cena mi spiega un po' meglio sto metaverso. Perché si continua a non capire, e allora magari se non ha niente di meglio da fare, certo, ma è sicuro. E mi trovo la signora metaverso davanti. E dico, guarda, io abbia pazienza, io non ho capito niente. Quindi se mi fa una roba personale, mi spiega, faccio conto che io sia molto stupido, e quindi non capisco cose complicate. Dice, ma guardi, è facilissimo. Poi per lei è perfetto il metaverso. Dico, in che senso? Lei sa cosa faccio? Certo, so tutto. Noi sappiamo tutto. Ah, è come avere cenato con la CIA. È un senso di bellissimo, di rilassatezza, fantastico. Sai anche quante volte vado in bagno di notte, prostata, tutto, c'è la TAC, tutto. Cioè, è una roba meravigliosa, no? Come sentirsi in compagnia, diciamo, ecco. Bene, e dico, vabbè, e allora in che cosa consisterebbe? Stavo, dice, guardi, lei fa conferenze, scrive libri, dice, certo, e quindi lei magari settimana prossima va a fare una conferenza. Dico, assolutamente sì. Quindi col metaverso lei sta a casa e manda l'alias dove deve andare. Davvero? Dico, certo, è questo il metaverso. Lei sta a casa e il metaverso lavora per lei. È identico a lei, eh? Nessuno se ne accorge. Ah, dico, è una meraviglia. Che bello. Ma scusi, cosa dice sto metaverso? Visto che io sto a casa. Lei dice, cosa vuole che dica? Dice tutto quello che lei dice. Noi abbiamo registrato tutto, sappiamo tutto quello che lei ha detto, tutto quello che lei ha scritto. Abbiamo un grande algoritmo che lavora e lui dirà la media delle cose che dice. E io ho detto, è esattamente quello che non voglio. Io non voglio ripetere la media delle cose che dico. Io ambisco a una cosa diversa dal metaverso, da quello che ho capito, a dire una cosa nuova, a dire una cosa diversa, perché io sono qui diverso, non sono come 6 mesi fa, sono oggi, cerco di dire cose per voi, no, se no leggerei, ma voi sareste già andati via tutti quanti. Io mi sto sudando sta camicia, che fa anche caldo, è giusto che sudi, perché io è il mio lavoro, ma perché devo essere agevolato? Perché ci deve essere qualcosa che fa il lavoro mio? Il lavoro mio è così bello perché lo faccio io, è come un liutaio che fa il suo violino, e se glielo fa uno a Silicon Valley che gusto c'è? Che ci mette 5 minuti, ho capito io, ma poi non è lo stesso violino, non ci hai messo quella fatica, quell'estro, quell'esperienza, perché magari lo fai 3 centimetri più grande, usi un legno che non può essere replicabile, sono tutti dello stesso legno, ma nessuno dello stesso legno, è bello per questo, e il suono non è replicabile, e qualsiasi persona che abbia orecchio sa che differenza c'è tra un guarniere del Gesù e un altro strumento. Non occorre essere solo dei grandissimi violinisti, basta essersi applicati, avere sentito tanta musica, lo senti, e la diversità. Perché non cercate la diversità?
Ma noi lo siamo comunque, siamo unici. Siamo unici. Vi dà fastidio? A me no. Sapere che c'è un fratello diverso da me mi sembrerebbe ovvio, perché dovrebbe essere uguale a me. Cosa ci potremmo dire se fosse uguale a me? Se avesse fatto tutte le cose che abbiamo fatto. All'inizio ne abbiamo fatte tante, poi ci siamo divisi. Il bello è rincontrarci e dire quello che è successo, no? Vi ricordate Robert De Niro, il finale di C'era una volta in America? Quando gli dicono, il senatore gli disse: cosa hai fatto in tutti questi anni che non si erano visti? E lui dice: sono andato a letto presto. Meraviglioso, è una vita, è una roba magica. Sono andato a letto presto. Bellissimo, vecchio gangster, che forse si è un po' intorpidito, forse si è un po' arreso a quella vita un po' troppo pericolosa. Bellissimo, c'è qualcosa da dirsi dopo tanti anni. Ma se no, che senso ha invecchiare? È solo sfiga, Ma incontrare uno della mia età per parlare di rotule, francamente, non mi pare così eccitante. No, perché ogni tanto dice sì, e l'anca come va? Cosa se ne frega dell'anca? No, perché a me scricchiola. Vabbè, cosa vuoi che te dica? Dai, l'olio? Non so. Parliamo di progetti, parliamo di vita, cosa vuoi fare? Vuoi scrivere un altro libro? Vuoi fare un altro progetto? I grandi si esprimono sempre con i sogni, sempre guardando in alto, sempre cercando qualche cosa che non hai trovato a 5 centimetri da te. Ma perché non deve essere così? Ci vuole coraggio, certo che ci vuole coraggio, mi sembra ovvio. Ci vuole passione, ci vuole libertà, ci vuole tutte queste cose su cui si è tanto ragionato e forse oggi abbiamo bisogno di farlo, in maniera ancora più spregiudicata. Abbiamo bisogno di visionari. Non è finito il tempo per loro. Ne abbiamo bisogno forse più oggi di quando Cristoforo Colombo è partito. Abbiamo bisogno di persone che vanno dall'altra parte, di qualche mondo. Non possiamo arrenderci, perché sennò ci sarà qualcuno di più giovane che prenderà appunti e copierà la nostra resa. Io questo non lo permetto, non lo farò mai. È l'unica cosa che posso essere capace di fare da genitore. Dare un esempio diverso. Mi pare l'unica cosa bella. Bella. Qualche anno fa, chiudiamo, poi se ci sono domande sono qua. Andavo a una riunione di lavoro a Genova. Era come adesso, l'inizio della primavera. E come adesso era una bellissima giornata. E l'aereo stava arrivando, planando. Da una parte c'era Genova, illuminata, e dall'altra parte il mare. E se davate un'occhiatina a quel mare, capivate subito perché era tutto così terso. Perché soffiava un bel vento, da nord, precisamente da nord-ovest. È un tempo che per i naviganti, per voi che non siete lontani dalla barcolana, sanno cos'è. Qualcuno la chiama bora, quello del nord, ma questo è ancora diverso. Guardavate, non c'era su una vela. Erano le 2, le 3 del pomeriggio di un giorno di lavoro qualsiasi, non c'era nessuno con la vela su. Eppure ho pensato, qua ci sono 1 milione di persone, più o meno da est a ovest. Nessuno tra i tanti che avranno avuto una barca a vela, su 1 milione di persone ci sarà qualche decina di migliaia che aveva una barca a vela. Barchetta, lo sto dicendo, un panfilo, una robetta. Nessuno che fosse andato dalla segretaria alle 2 dicendo: guarda, cancella tutto, c'è un mal di testa tremendo. Anche così l'amministrazione, sempre. Anzi, quelli per primi. E dove va? Devo scappare. C'hai un'idea. Devi andare da tua figlia. Il momento è difficile. Perché sono le 2:30 e c'è uomini e donne. Sono cose che non si possono perdere facilmente. Sono delle emozioni intense, profonde,
Non ridete tanto, è la pedagogia che noi abbiamo scelto per loro per 15 anni. Non vi piace? Potevate spegnere la televisione. L'abbiamo lasciata accesa. Bene, quindi ti devi inventare qualcosa, no? È difficile tirarla giù. E ti viene in mente un trucco. Suona il campanello, lei risponde, vieni giù, che è successo? Una roba tremenda. Vieni giù subito, ma cosa è successo? Niente, non te lo posso dire così. E questa ci casca, ce l'hai quasi fatta. Viene giù e poi la metti in macchina. Dobbiamo andare, ma dove? Dobbiamo andare, presto. Passo. Arrivi al porto, la butti sulla barca, tiri sulle vele, fai due ore di bolina, silenzio, mare. Tra 30 anni, quando qualcuno dirà a quella donna, chi è stato tuo padre? Uno che mi ha rapito. Semplice, no? Ecco cosa dobbiamo fare. Rapirli. Fagli qualcosa di magico. Non ripetibile. Se lo ricorderà per tutta la vita. Quelle due ore. È sicuro. Perché non facciamo questo? Non ce la facciamo, siamo noi stanchi. Abbiamo già mollato. Perché? Perché? Chiediamocelo perché. Non rassegniamoci. Possiamo fare una cosa anche stasera, domani mattina. Non fate la colazione. Dice, come si fa? Non si fa. Sciopero. Papà non fa più la colazione. La mamma odia la moka da questa mattina. Che si fa? Non lo so. Se ci vuoi pensare da sola, bene. Se no, vedremo, vediamo. Come si va a scuola? Da sola? Vuoi che ti porta a scuola? Non ti faccio lo zainetto? Pensa che... Una rivoluzione magnifica. Cosa è successo? Niente, sono andato a sentire il crepè. Fantastico. Non ti faccio lo zainetto, non ti porto a scuola, non me ne importa niente di cosa, se vai, se prendi 4, 8, sono problemi tuoi, ti arrangi te, poi vediamo, a giugno ne parleremo. Basta, se vai male sarà il tuo Vietnam. Ma come ne fai? Gli regalate anche il motorino? No, perché se ci sono dei padri mononeuronici, qua non ci saranno magari, ma da qualche parte ci sono, che quando un figlio viene bocciato, insomma, rimandato, insomma, gli danno anche un regalo. Fantastico. Pensa al contrario. Una volta c'era un papà romagnolo che era disperato con un figlio, non faceva niente. Ma proprio niente, 16 anni. Cosa devo fare, cosa devo fare? Io ho detto, ma mi piace capire un po' come è messo. Ma cosa gli piace? Ah, lui, sa, è come noi in Romagna, la moto ce l'ha già, la motociclista, ha 16 anni, c'è la moto, prende, va con gli amici, dico, perfetto, prende la moto, la metta parcheggiata proprio al centro del cortile di casa vostra, vada al benzinaio, prende una bella tanica di benzina, me la mette tutta sopra la moto, ma molto bene, tutta. Poi chiama il giovanotto e anche i suoi amici, se volete, è una cosa catarca, quindi va bene a tutti, è da fuoco, un falò. E cosa è successo? Niente, non fa niente e non c'è più niente. È una cosa meravigliosa, o no? Pensa a un padre che fa una roba del genere, rimane nella storia. Ne parla il gazzettino, cosa c'avete qua? Tutti, no? Dice, uno sano di mente, fantastico! È riuscito perché è tua, l'hai comprata tu, sì, l'hai comprata tu da padre quella moto là, e gliela tiri, via, non fai niente, e non faccio niente per te. È semplice. Ci dobbiamo mettere d'accordo. Io non sono un cavalier servente, non sono un bancomat, non sono niente di queste cose orrende. Fine. Fai qualcosa e faccio qualcosa anch'io. E ne parleremo. Bello, bellissimo.
fate qualcosa stasera, prossima domani, pranzo, cena. Cos'è? Venerdì, perfetto. Per un'ora si possono chiudere i telefonini? Per un'ora di cena si possono chiudere i telefonini? O no? Silenziati, messi nel cassetto con tutte le camise dentro. Quindi non si sente niente. E cosa si fa? Non lo so. È incredibile. Quando al liceo a Bologna, all'inizio dell'anno scolastico, hanno detto ai ragazzi e alle ragazze di mettere i telefonini dentro un sacco, dopo qualche settimana di questo esperimento su corpore vivo, un giornalista è andato a capire cosa era successo, no? Ha incontrato una ragazza, dice: allora voi non usate più il telefonino dalle 8 all'una e mezza, dice, certo. Come è andata sta esperienza? E questa fa: ma non male. E cioè? Beh, sa, per esempio, durante l'intervallo abbiamo parlato. Addirittura. Cioè, proprio... Mamma mia. Cioè, tu con Marco proprio avete parlato. È incredibile. È anche rischioso. Dire: Marco, come va? Perché quello risponde. E cosa succede? Ma sono le magie, non si sa cosa... Magari ti piace, porca cane, ti piace tanto sto Marco qua, era un mona che passava sempre, però quando parla è interessante, parla di cinema americano, sa tutto. È interessante quel ragazzo là, quasi quasi ci esco. Non me lo perdo sto Marco qua. E quando esco con lui, voglio parlare con lui, pensa che roba, siamo arrivati a pensare che questa roba, parlare, hablare, è una roba incredibile, impensabile. E non fate quelli straniti, perché questo non può essere una legge, l'ha detto il ministro, ma l'aveva detto anche alcuni ministri fa. Ma tanto non possono farlo, perché ricorrete al TAR. Perché uno ha il diritto sacrosanto di sapere dov'è sua figlia alle 10 e 12. Dovuto che sia. Ah, io devo mandargli un messaggio. Perché se no, non so. Torno a dire, alle 3 di notte no, ma alle 10 e 12 volete sapere dov'è e soprattutto se si è mangiata la merendina. Perché è importante che abbia mangiato la merendina. Ce la faremo? Non lo so, dipende, non ho una visione positiva o negativa, dipende da noi, dipende da quelli che si stufano. A Venezia si dice desnotarsi, è una cosa meravigliosa, desnotare, togliersi dalla nota, è meraviglioso, è un verbo stupendo che sa di libertà. Io mi desnoto, non entro più in quella lista. Cosa sono? È solo a parte, sono me stesso, sono uno che per esempio fa delle cose che gli altri non fanno, no? Ci sono delle followers con milioni e milioni di persone, dei blogger con milioni di persone che si sono tolte. Uno è un'americana con 24 milioni di followers, dalla mattina alla sera si è tolta. Vuol dire che ci siamo. Vuol dire che comincia a esserci un barlume di luce. Vuol dire che proviamo ad essere umani, a ridere, a piangere, a innamorarsi, a lasciarsi, fare quelle cose da umanoidi, eh? Facciamo così fatica a comprendere. Cominciamo da lì. Piano piano, poi comunque c'è il telefonino, non vi preoccupate, la mail vi arriva, non siete fuori dal mondo. Siete solo più voi stessi. Siete forse anche più contenti di avere il vostro tempo. Oggi lottiamo per un diritto al lavoro dal lunedì al giovedì. Oggi. E nelle trattative ci sono delle aziende che l'hanno già applicato questo contratto. Benissimo, interessantissimo. Dal lunedì al giovedì e venerdì, sabato e domenica cosa facciamo? Ho tutta sta lotta per avere del tempo per far cosa? Per stare 10 ore sui social? Era meglio andare a lavorare?
Sappiamo cosa fare quando non facciamo niente, siete sicuri? Siete così sicuri che sappiamo fare a non fare? Non ce l'hanno mai insegnato. È molto complicato non fare, ci vuole serenità. Perché se uno va da solo nei boschi dove non prende o addirittura lascia il telefonino a casa, se riesce a farlo vuol dire che è sereno. Se non è sereno se lo porta via quel telefonino, perché non si sa mai, perché quel trillo vi rassicura. Allora facciamo questa piccola cosa, disegniamo un mondo bello, disegniamoci qualche cosa che sia interessante, anche fuori dal lavoro, va bene. Cosa ci piacerà? Cominciamo a pensare, useremo più l'arte, useremo più la musica, useremo più il cinematografo, useremo più le passeggiate, non lo so, lo sappiamo fare, no, lo sanno fare i nostri ragazzi, insegniamolo, fate fare una cosa ai vostri bambini, fateli giocare, ridategli il gioco, fategli pitturare, fategli fare qualcosa di strepitoso. E poi guardate quello che fanno, rimarrete sempre incantati, perché loro, differentemente dalle tecnologie, non fanno mai le stesse cose. Perché se un bambino facesse due volte lo stesso disegno, sarebbe come se ci fossero due nuvole uguali. E non ci sono due nuvole uguali, perché non ci sono mai bimbi uguali. Più bello di così. Che cosa aspettate? Grazie. Beh, che dire, anche da parte mia mi ero ripromesso, lo conosco molto bene, ed è una di quelle serate dove il professore ha dimostrato effettivamente quello che è, che fa con passione e competenza. E soprattutto anche grazie a voi, perché devo dire che molto spesso lui osserva e percepisce da voi. Questa è stata una serata in cui la sua passione l'ha proprio trasmessa con il cuore, ed è vero, perché non riesco a capire come riesca a trovare tutta questa energia nonostante la tenera età. Perché veramente gli faccio complimenti personali, ma penso che anche il nostro pubblico abbia apprezzato moltissimo la sua passione e la competenza. Mi ero ripromesso di fare qualche domanda, ma quando lo sento partire così con questa enfasi è difficile, non si può interrompere una persona, scusatemi, ma l'ho lasciato giustamente come lui ama fare, parlare, anche se domande da parte mia ce ne sono, ma vorrei lasciare spazio anche voi. E pensateci una domanda, io intanto voglio rompere il ghiaccio con un'altra mia considerazione, una delle tante che avevo in mente di chiedergli. Allora, professore, abbiamo fatto una bella analisi, però le due agenzie educative, scuola e famiglia, lei le ha ampiamente spiegate bene e anche analizzate in profondità, l'abbiamo capito, però questi giovani di oggi non trovano esempi, la meritocrazia per esempio è un grosso ostacolo nello sviluppo, nel credere nel futuro di questa società. Questa società ha una percezione da parte dei giovani di pericolosità. Perché dico questo? Lei giustamente dice che i genitori si preoccupano troppo dei propri figli, ma una società è diventata pericolosa, e mi riallaccio anche al discorso del sindaco, per le strade non si è più tranquilli, e quindi anche la preoccupazione nasce da questo fatto, non soltanto dalla esagerata attenzione che hanno questi genitori nei confronti dei figli. È una società difficile da vivere anche per loro. Io non voglio giustificare nessuno, ma è anche vero che è complessa e non hanno un futuro, non sono proiettati sul futuro. È anche vero, lei sa meglio di me, che nel mondo del lavoro in 10 anni non si è più come una volta, si cambia anche 4-5 volte il lavoro. Quindi vuol dire c'è una percezione di precarietà, ma soprattutto quello che preoccupa, il merito. È una società dove i capitali universali, i valori universali, coraggio, passione, amore, bellezza, arte, sembrano spariti anche dai media. Siamo anestetizzati dalla pochezza e dall'indifferenza delle cose. Non pensa che anche questo sia un problema? E come si risolve soprattutto? Perché l'analisi è come dobbiamo fare per aiutare, non solo ascoltare, ma dare un sano esempio che non viene, mi pare, trasmesso attualmente dalla popolazione adulta. Non ce l'ho, grazie.
Ma non so come si risolve, io so cosa devo fare io, cosa devono fare gli altri, francamente io non ho nessuna pretesa di essere qua a dire cosa dovete fare, cosa non dovete fare. Vi ho dato qualche idea così, fate come volete, domani mattina fate quello che volete, siete liberi di fare quello che ci mancherebbe. Parlo di libertà perché credo nella libertà, quindi fate quello che vi pare. L'unica cosa è non lamentarvi con me, perché questo mi annoia. Quindi assumetevi responsabilità e... Oh, se la televisione è diventata noiosa, chiudetela. Non so, se ci sono delle cose che non vi vanno, non fatele. Non capisco perché ci si debba sentire più gratificati e rassicurati se siamo in tanti. Ma non è necessariamente questo. Ognuno, io sono cresciuto con un nonno che costruiva, quando aveva tempo, gli aquiloni. Era bellissimo, ma non è che lo faceva per fare il fenomeno, e non lo faceva neanche per me, è che a lui piaceva fare gli aquiloni e li faceva volare. Era contento lui, indirettamente, senza saperlo, mi ha insegnato che nella vita bisogna fare questo, cercare qualcosa di cui godere. Io perché non sono stanco? Perché godo. Se no sarei morto. Se io facessi un lavoro burocratico, se io fossi stato costretto a venire qua a dire fino ad una certa ora, eccetera, eccetera, io non sarei. No, io scelgo di venire qua. Sono anche libero di non venire qua. Ma se scelgo di venire qua è perché mi piace tremendamente questa cosa qua. L'ho trovata narcisistica, e cosa ci devo fare? Non so cosa farci. Semplicemente mi piace. Mi devo vergognare di una cosa che mi piace, non ci penso. Si vergognerà di qualcuno di fare una cosa che non gli piace per 50 anni. Io amavo gli aquiloni, non li ho mai fatti perché lui li sapeva fare, io no. Quindi era chiaro che lui avrebbe potuto fare delle cose che io non sapevo fare, ma il senso di quella roba lì, l'ardire di quell'uomo, era meraviglioso. E io non ho potuto fare niente di meno. Niente di meno. Quando muore una persona, cosa fai? A parte andare al funerale, cosa fai? Cominci a vivere. Non è un'offesa per chi se n'è andato. È che siccome hai preso appunti di quell'uomo, di quella donna, fai meglio, non rifai. Fai meglio, provi, ci provi. Ci provi nel tuo campo, nella tua arte, col tuo talento. Anche se uno deve fare un lavoro noioso tutti i giorni, ma almeno che si liberi alla sera, faccia, senta musica, o la componga, o si metta a dipingere, o non lo so cosa diavolo deve fare, ma qualcosa, inventati, perché ci sarà sempre un bambino che ti guarda. Da qualche parte c'è un bambino che ti guarda e che si ispira a te. Quindi cosa dobbiamo fare? Ma io poi non penso che siamo messi così male, perché... Scusate, ma cosa devo pensare? Che sono messo male io mentre mio padre no? Mio padre ha fatto la guerra. Noi la guerra la vediamo in televisione. Purtroppo molto vicino a noi, ma in televisione. Mio padre ha fatto la guerra, da giovane. Ma devo dire che lui era più fortunato di me a vedere della gente senza gambe? Ma io non ci penso neanche per anticamera del cervello, però poi, quando io l'ho conosciuto, un po' del dopoguerra, ma io mi ricordo, erano strepitosi, si divertivano. Bastava un bicchiere di vino, era come bersi una boccia di cristal. Fantastico. Adesso abbiamo una boccia di cristal e siamo tristi. C'è qualcosa che non va. Abbiamo la possibilità di prendere una roba meravigliosa, ma siamo tristi. L'epoca delle passioni tristi è tremendo. E perché? Perché non siamo responsabili della nostra tristezza? Perché non vogliamo sconfiggerla? Perché non tiriamo fuori gli anticorpi? Perché non riusciamo a dire e io no? Ma io no, io non mi adeguo a sta roba qua.
Mamma mia, l'altro giorno ho sentito, siamo nella grande depressione come nel 1928, ma stiamo calmi. Adesso è andata giù una banchetta di tecnologici, cosa ci devo fare? Amen. Mi dispiace per quella attrice americana che ha perso tutto. Prossima volta, non so, compra case. Che ti dica io? Non lo so. Adesso che tutta sta roba che... Ah, mamma mia, ma pensate la narrazione del lutto quotidiano. Tutta una roba tremenda. Mamma mia, da... Non provocatemi che dopo divento volgare, ma non se ne può più. Allora io penso, lo so cosa sta succedendo, ne sono cosciente, però credo che ci sia anche tanta bellezza in giro, magnifica bellezza. Allora, bene, c'è una ragazza di cui ho scritto che si chiama Melissa, che ne so, no, non Melissa, con una S, che è arrivata alla finale del concorso di bellezza inglese, lo trovo orrendo il concorso di bellezza, però mi è servito per capire questa cosa. Ed è lei in 100 anni che c'è il concorso, è la prima che arriva in finale senza un velo di trucco, niente. Voi sapete che i main sponsor di queste cose sono quelli che vendono i trucchi. Quindi una così non gli va bene. E vi assicuro che se la vedete non è una roba che ti toglie il fiato. Sì, molto bella ovviamente, è una ragazza molto carina, molto bella, ma fantastica. E lei ha detto: io sono così. Mi vedete? O così. Non vi piaccio? O così. Non ho le unghie finte, non ho le ciglia finte. Non uso rossetto, niente, bellissimo, semplice. Beh, in un mondo di plastica tanto semplice non è. Andate a vedere gli influencer con tutti gonfi come degli zombie. Quindi una che è naturale, natural woman, per dire un'altra canzone, vedete che c'è anche un po' di bella musica stasera. Natural Woman, Rita Franklin, meravigliosa, la ricordate? Era enorme, bellissima. L'ultimo concerto ha cantato davanti a chi scrisse quella canzone, Natural Woman. Ha buttato giù l'immensa palliccia che aveva, si è messa al pianoforte, grassa, enorme, meravigliosa, tutta una piega, fantastica. Come dire, non vi piace? Cambiate canale. Io continuo così come Bob Dylan, continua, da 60 anni, stessa voce, irritante, cacofonica. Canzoni infinite, 7 minuti e mezza, mamma mia, Hurricane, mamma mia, non finiva più, la cosa più anti-economica che si fosse mai sentita, cosa ha fatto? Bellissimo, fantastico, andate a vedere, c'è un bellissimo concerto, 1962, i Beatles, prima serata a New York, non erano nessuno, il capo, il manager gli ha detto: ragazzi, mi raccomando, a modo. Sono vestiti tutti di grigio, non li avrete mai visti così, perché poi non se lo metteranno più quel vestito. Tutti vi sembrano dei dipendenti dell'Unipol, tutti così, precisi, 10 canzoni in un locale, 300 persone, mai avute così poche persone nella loro vita, benissimo, fanno 10 canzoni, arrivano alla decima. John dice: ragazzi, è finita. Come è finita? No, wow, fantastico, vai, un'altra, l'11ª, no, non ce l'abbiamo. Come facciamo? Non lo so. Io un'idea ce l'ho, dice John. Se volete, proprio un'altra canzone. No, perché prima è venuto qua nel backstage, c'è uno tipo strano, qua, vostro, un californiano. Se volete, c'ha una chitarra, secondo me suona. Volete che lo chiamiamo così facciamo qualcosa assieme, improvvisiamo? Ragazzi e ragazzi, Bob Dylan, prima volta, brutto parecchio.
parecchio. Canzone complicata. Ma 50 anni dopo, quel testo lì è stato letto nella notte dei Nobel, quando gli hanno dato quello della letteratura. L'hanno letto. Sempre lì. Io sono io. Io canto così. Non mi sottometto. Non sento le regole delle case discografiche. Non mi importa nulla. O è così, o canterò in una sotto, in un underground da qualche parte. Vedete voi, ha vinto lui. Ha vinto la sua cocciutaggine, il suo immenso talento. Non piacerà a tutti, non deve piacere a tutti. Anche perché le sue idee non erano per tutti. Erano per una parte, allora come oggi. Ci dobbiamo schierare, dobbiamo avere il coraggio di dire io sono d'accordo con lui. Like the Rolling Stones, certo. Il tempo cambia, certo. Lui l'aveva predetto, come tutti i menestrelli, come tutti i talenti. Predicono le cose, non le guardano. Guardare siamo capaci tutti a prevederle, i migliori. E i nostri figli devono prevedere se arriva una tempesta. Non possiamo proteggerli noi. Devono saperlo fare. Credete in loro, amateli per questo. Evitate l'ombrello, ce la faranno.